niente? Non siete voi che dovete ringraziare me, sono io che ringrazio voi e Roberto, e noi non ci riteniamo onorevoli innanzitutto, ma normali cittadini prestati alla politica, perché è proprio questo concetto di onorevolezza che ha allontanato i cittadini dalla politica, ma soprattutto i politici dai cittadini. Quindi ci teniamo a dire che siamo dei normali cittadini che svolgeranno con grande onore, speriamo bene, questa attività per due consigliature, ma passo io, per due consigliature per due consigliature, e poi basta, a casa torniamo a fare quello che è il nostro mestiere. E comunque vi volevo raccontare quello che è successo giovedì in consiglio, perché proprio con l'aiuto di Roberto, anche con Serenetta Monti, con Daniela Pitti, abbiamo predisposto una mozione in cui abbiamo recepito quelle che erano le istanze che Roberto stesso ci aveva indicato, ma che erano cose molto semplici. All'esito di quello che era successo con il vostro referendum, semplicemente prendendo atto che il 63% dei dipendenti capitolini si erano opposti a questa preintesa, quindi che cosa gli avevamo chiesto? Gli avevamo chiesto di riaprire semplicemente la trattativa in tempi rapidi, in tempi immediati, e nelle more della definizione delle nuove trattative, di non applicare questo atto unilaterale indegno che loro hanno imposto, perché per definizione è un ossimoro, un atto non può essere unilaterale, se è un atto unilaterale è un'imposizione, chiedendo anche di farsi portavoce presso il governo affinché sia rifatta una contrattazione collettiva che è ferma dal 2008, cosa che ha fatto ieri anche la nostra senatrice Paola Taverna ripresentando la stessa mozione al Senato, peraltro anche insieme al senatore Augello, e questo ci fa soltanto che piacere. Ebbene, giovedì, visto che a noi ci viene sempre detto che noi non siamo collaborativi, che non siamo propositivi, ci è stato detto che questa mozione, e lo dico chiaramente, tra l'altro è uscito pure sul giornale, non è uscito che l'ho mandato a quel paese, ma è avvenuto anche questo, il capogruppo del PD, Panegaldo, ci ha detto che non la firmava perché veniva dal Movimento 5 Stelle. E questo sarebbe l'atteggiamento propositivo e collaborativo. Comunque si dice che presenteranno per il Consiglio di lunedì, in cui comunque la nostra mozione andrà al voto, quindi vorremmo vedere, e li aspetteremo a quel varco vedendo cosa voteranno sulla nostra mozione, che loro ne presenteranno una loro. Bene, noi ci auguriamo che sappiano copiare bene, per noi è comunque una vittoria. Se tradurranno quelle volontà in una loro mozione, loro tra virgolette, saremo i primi a firmargliela e a votarla chiaramente. E voglio concludere con una cosa: oggi mi è stato detto che io come capogruppo devo fare la valutazione del mio staff, cioè devo dire chi sono il 25% dei bravi, il 50% dei medi e il 25% degli scarsi. Non ho scarsi, ho fatto 70 colloqui per scegliere 10 persone, facendo neanche incazzare delle altre che non ho scelto. Non ho personale che non è bravo, sono tutti bravi, e questa è una grande stupidaggine. Grazie a tutti.